Atalanta Milan in diretta dal centro sportivo Bortolotti di Zingonia. Milan che manovra subito dalle retrovie, facendo passare il pallone a sinistra. Il difensore nigeriano prova il pallone in profondità, cerca di mettere in moto subito Piccoli, ma il Milan ha recuperato il pallone solo per un attimo perché l'Atalanta è ripartita. Allora occhio a Kulusevski. Kulusevski si porta il pallone sul mancino, occhio alla Kulusevski, limite dell'area, torna sul destro, poi serve dentro il pallone, occhio alla conclusione, il gol dell'Atalanta con Nadir Zortea. Atalanta che passa in vantaggio al settimo minuto, grande azione di Kulusevski, Zortea ha mirato all'angolino col mancino, 1-0 Atalanta. Ottima Francesco questa transizione positiva da parte dell'Atalanta, che ha sfruttato un errore in costruzione bassa da parte di Brescianini. Io in questo senso premierei la freddezza con cui Kulusevski ha cercato il momento propizio per battere a rete, non ha trovato spazio, è rientrato e poi altruista a servire Zortea, la 9 a destra e Capagna a sinistra. Milan che adesso prova a ripartire col pallone filtrante dato da Sala in avanti, ottima però la chiusura dell'Atalanta, poi recupera ancora Sala, molto coraggioso, dentro il triangolo, occhio Sajou che calcia in porta, subito il Milan la riapre con Fran Sajou all'ottavo minuto, Atalanta 1, Milan 1. Molto bravo qua il Milan in pressione offensiva, situazione simile a quella che ha appena portato il gol all'Atalanta, non fosse per la differenza che lo spazio in profondità era inferiore, e freddissimo qua Zaggiù davanti al portiere a incrociare col mancino. Ma quanta intelligenza in Alessandro Sala, aveva perso un pallone sulla arrivarci. Zortea, ma ancora dentro da Peli, in area di rigore, pallone giocato in mezzo e qui c'è un calcio di rigore solare. Clamorosa ingenuità del Milan con questo fallaccio da parte del numero 4 Ruggeri, è entrato completamente in ritardo, rigore netto, rivediamo, ingenuità, pallone sprecato da Ruggeri che sbaglia lo stop, Pani sul pallone contro Soncin, parte col Pani, Atalanta che ripassa in avanti al 23esimo minuto, raddoppio atalantino, il calcio di rigore realizzato da Colpani che spiazza Soncin e porta nuovamente l'Atalanta in vantaggio, Atalanta 2, Milan 1. Splendida esecuzione, portiere a destra, tiro ad incrociare forte, alto, sotto la traversa. La mette in mezzo, Vigolo non è riuscito a chiudere, dall'altra parte allora l'Atalanta con Zortea, prova a ripartire, non la butta via e Zortea è bravissimo perché arriva fino a centrocampo, anche oltre, poi ancora Peli, veramente un motorino Zortea, Peli punta l'uomo, dentro ancora per Zortea che si è fatto tutto il campo, che gol dell'Atalanta con Piccoli al 37esimo minuto, va Piccoli sul tabellino, ma meriterebbe di andarci Zortea perché si è fatto tutto il campo, grandissima azione dell'Atalanta, 3-1. No, ma guarda, in questa azione dell'Atalanta si possono evidenziare una marea di annotazioni positive anche per quanto riguarda l'azione personale di Zortea, va a recuperare palla, esce con palla al piede, accelera portando palla per tutta la lunghezza del campo dopo aver effettuato il passaggio centralmente, senza dubbio, ma mi piace vedere anche come gestisce dinamicamente il possesso basso Zortea quando ha l'avversario davanti, non sviluppa esternamente, la porta centralmente e combina con i compagni. Colpani dentro per Zortea, abbiamo parlato troppo presto, 4-1, ci voleva la firma di Kulusevski sul tabellino dopo la partita che ha fatto. Hanno sviluppato un'azione di 70 metri di lunghezza, manovrando con grande precisione il pallone, arrivando fino alla linea di fondo campo, ottimo questo passaggio dietro da parte di Peli, e per Kulusevski è troppo facile nonostante sia sul destro, lui che è un mancino sopraffino. Abbiamo sottolineato la grande prestazione di Kulusevski, arriva Colpani sulla destra, era andato Peli, ha chiuso bene Sanchez, poi però il retropassaggio da incubo e allora Del Prato, 5-1, cosa ha combinato il Milan, l'Atalanta già è fortissima, se poi gli regali questi palloni ovviamente è un suicidio. Sicuramente un brutto errore per voler gestire ancora la palla, una volta riconquistata si sono appoggiati al portiere e ne è scaturita un'occasione troppo ghiotta per Del Prato che ha siglato con facilità il 5-1. Tutto troppo facile per l'Atalanta. Era sul momento. Calcio di punizione a favore dell'Atalanta, pronto come detto Holzer, ma probabilmente verrà battuta prima la punizione. Parte il gol di Colpani, niente da dire, 6-1.
Primo set finito. Un tiro forte sul palo del portiere, chiaro da distanza ravvicinata lì, se non c'è nessuno che allunga la barriera e evita questo angolo di tiro, diventa imprendibile, ha cacciato forte, basso, il portiere probabilmente non ha visto nemmeno partire. Ma la barriera era vicina, la palla era vicina al limite dell'area, quindi poter alzare la traiettoria per scavalcare la barriera era abbastanza complicato, quindi si poteva prevedere una soluzione di tiro di questo tipo. Arriva il cambio che ci aveva anticipato la nostra Giada Giacalone. Certo, il morale adesso per gli ultimi 10 minuti per il Milan è veramente sotto le scarpe. Guarda, credimi, è complicato, me ne rendo conto, ma è anche vero, come ho detto prima, che gli alibi stanno a zero, per cui se questo è il passivo che... E allora, sulla destra Bellanova, fischietto in bocca, l'arbitro fischia 3 volte, l'Atalanta batte 6-1 il Milan. Sì, una partita che già dal risultato si può interpretare. Si è sviluppata esattamente come poi è stato il risultato acquisito, con un Atalanta che ha mostrato tutta la sua superiorità e si riprende dopo.